entrato anche con un muro di gomma, bisogna anche dirlo, però nonostante questo l'impegno rimane forte. Sì, buonasera a tutti e ben ritrovati purtroppo a Piazza Montecitorio. Io c'ero, ci sono e ci sarò, perché non può essere che passare dall'opposizione alla maggioranza porti una persona a dire cose diverse. Io le cose che sostenevo prima sulla difesa del gioco legale le dicevo non perché ero all'opposizione, le dicevo perché credo e lo ripeto, lo ribadisco sempre, che uno Stato che non difende il gioco legale, consapevole della possibilità quasi certa che ad approfittarne è la criminalità e quindi la illegalità, quello Stato rischia di essere connivente con la criminalità. E io, che sono un parlamentare, non posso sostenere uno Stato che fa finta di non vedere quello che sta accadendo e fa finta di non leggere le relazioni di Guardia di Finanza, di procuratori, di esperti anche, compresa l'Agenzia delle Dogane, che denunciano lo spostamento degli interessi economici dal gioco legale che voi qui rappresentate oggi con le vostre 140.000 persone che ci lavorano, al gioco illegale, quello in mano alla criminalità. Io continuo a svolgere il mio ruolo di difesa di questo comparto. L'ho fatto con una interrogazione anche recente al governo. Sto insieme a tanti altri colleghi premendo affinché si attui il riordino del settore dei giochi che si doveva attuare già da qualche anno a questa parte. Quindi sono qui con voi in piazza, sono sul palco, ma è come se fossi in piazza con voi. C'è da lottare, perché c'è da battere il muro, che non è solo di gomma, ma a volte anche di cemento armato. Io ci sono, spero che ci saranno anche altri colleghi di maggioranza, di opposizione, ma che arrivi questa voce anche per il mio tramite, per il tramite degli altri colleghi, al governo. I miei ministri, cioè i ministri di Forza Italia, sanno come molti di noi la pensano e sanno che questo è una richiesta che appunto va verso la difesa della legalità, oltre che, diciamocelo, ad una protezione di una serie di centinaia e centinaia di posti di lavoro e ad una anche seria difesa delle entrate dello Stato, perché la illegalità comporta anche una evasione fiscale e quindi uno spostamento anche di finanze nelle mani della criminalità e non nelle mani dello Stato. La cosa paradossale di tutto questo è che lo Stato, che dà una concessione ad un soggetto, poi penalizza quel soggetto, per quanto mi riguarda, con dei protocolli seri come si stanno facendo per le altre categorie, il gioco legale può essere riaperto anche presto. Aspettiamo le determinazioni ulteriori del comitato tecnico scientifico, però vi garantisco tutta la forza possibile, personale e politica, per tentare di convincerli a smetterla con questa abitudine, che il gioco legale è il primo ad essere chiuso e l'ultimo ad essere riaperto. Grazie a Mauro Dattis. Forza.